motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Che film c'è oggi al cinema? Beetlejuice, Beetlejuice, di genere commedia, horror fantasy, dura circa 1 ora e 45 minuti. Visto sabato 7 settembre alla multisala Isola Verde di Pisa, che lo ha proiettato senza nessun fine primo tempo, in formato panoramico. Dici qualcosa sulla storia di questo film. Ritorno a Winter River. Lydia Deetz, anche da grande, ha sempre la dote di vedere i fantasmi e che usa nel suo show televisivo Ghost House. Ma con la morte del padre torna con la famiglia a Winter River. Proprio lì ritroverà Beetlejuice, di cui pensava di essersi liberata per sempre. Cosa c'è di bello e meno bello? Sequel del primo Beetlejuice del 98, dove Tim Burton cerca la giusta narrazione con trame e sottotrame. L'anima del film si vede già dai titoli iniziali, dove si ritrova il vero Tim Burton che restituisce al personaggio ciò che non aveva nel primo film e inserendo un racconto nel racconto. Dunque una festa di personaggi brutti, ma in fondo d'animo buono, che sfiorano ciò che è demenziale. Effetti speciali buoni, interessanti e ben fatti come la colonna sonora. Paura, comicità, avventura, fantasy e un pizzico di musical sono così ben condensati che solo un regista come Tim Burton sa fare, rendendo al film la giusta essenza. Nell'ottimo cast un Michael Keaton nei panni di Beetlejuice, anche se io avrei visto di più Johnny Depp, William Defoe, Winona Ryder, Danny DeVito e Monica Bellucci. Di contro, per quanto mi riguarda, avrei fatto uscire il film per Halloween, ma va bene lo stesso. Quindi, in conclusione, si può andare a vedere? Certamente sì. Film simpaticamente ottimo ed è credibile, dal finale, un altro sequel.